Eccoci, buonasera. Lasciamo accomodare gli ultimi ospiti e buonasera a tutti. Mi permetto di salutarvi a nome del Museo Egizio per questo nuovo ciclo di conferenze, un ciclo ricchissimo quest'anno. Chi di voi ha avuto modo di vedere il manifesto? Avrà notato questa densa programmazione perché quest'anno le conferenze del museo sono anche in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino e come sempre anche con la collaborazione dell'ACME, dell'Associazione degli Amici Collaboratori del Museo Egizio che da tanti anni promuove le conferenze. Ebbene, è un programma, come avete visto, molto ricco, molte sono conferenze che il Dipartimento Collezione e Ricerca del Museo propone al suo pubblico, avremo ospiti esterni e avremo anche la possibilità quindi di interagire su materie anche leggermente diverse tra loro, offrendo una panoramica il più possibile ampia, non solo sull'Egitto, ma anche su altri temi dell'antichità. E io sono particolarmente onorata, per ben la seconda volta, mi ricordava il collega Federico Pull, di introdurre la prima di queste conferenze, quindi veramente sembra l'apertura dell'anno accademico e siamo quindi molto felici che sia il nostro curatore senior, Federico Pull, che è entrato nel ruolo di curatore già dal 2013, quindi è stato veramente il pioniere dei curatori del nostro comparto. E Federico ha un'esperienza talmente ampia sia a livello di studi archeologici, studi storici e filologici che dirige in maniera esemplare la nostra rivista Rime, la rivista del Museo Egizio. Può vantare la pubblicazione e i contributi in ben quattro lingue, che è una cosa non così consueta, non così comune nel panorama anche internazionale delle riviste. Quindi, sotto la sua direzione, la rivista sta avendo sempre più consensi e sempre più contributi. All'interno del museo, ha anche promosso, visti i suoi interessi circa la diffusione del culto delle divinità egizie nel Mediterraneo, in particolare nell'area campana, la mostra che molti di voi ricorderanno, cioè il Nilo a Pompei, che ha proprio gettato una luce sui rapporti tra l'Egitto e il Mediterraneo, e in particolare con l'area campana, con l'area sannita e con il Sud Italia, andando a riallacciare dei legami che non sembra, ma hanno portato fino in Piemonte e quindi a vedere la diffusione dei culti isiaci fino a Industria, quindi vicino a noi, vicino a Torino. Ha anche realizzato la piccola mostra all'interno del laboratorio dello studioso, era la prima, tra l'altro, se non ricordo male, quindi è l'inauguratore di tutto, Federico, dedicata alla statua sonora della signora Hella, quindi per chi anche ricorda questo piccolo evento, è stata una piccola chicca che ha messo in valore un oggetto della nostra collezione e attualmente, sempre nell'ambito delle nuove proposte di esposizione che il museo promuove, sta lavorando con i colleghi Paolo Marini e Susanne Töfer alla futura sala dedicata alle scritture. Scritture, scritture. Non voglio naturalmente anticipare troppo perché questo poi è un progetto che vedrete naturalmente più avanti, non spoileriamo. E proprio per mettere anche in valore questa collaborazione col Dipartimento di Studi Storici, Federico Pull insegna anche Antichità Egizie all'Università di Torino, quindi questa collaborazione con l'università si sta facendo sempre più stretta e ci auguriamo ovviamente che porti sempre nuove collaborazioni. Sulla conferenza di stasera, naturalmente, anch'io attendo, come voi, di conoscerne di più. Proprio perché le statuette funerarie, come sapete, fanno parte di tutto questo complesso di oggetti che per noi sono oggetti, per gli egizi erano magia, erano oggetti magici, erano parte della vita per consentire al defunto, ricordiamolo, il defunto rivivificato diventa Osiride, di
non solo vivere nell'aldilà, ma vivere eternamente mantenendo, come tutti sappiamo, un tenore di vita e anche da un punto di vista magico, religioso e funerario, tutta una serie di caratteristiche che fanno sì che la vita dell'aldilà sia una vita eterna, godibile e piacevole. E le statuette funerarie fanno parte del corredo, anzi sono un po' le protagoniste per rendere la vita del defunto il più possibile piacevole e eterna nel regno dell'aldilà. Questo sarà un aspetto molto particolare che ci metterà in luce Federico, che non voglio naturalmente andare a rivelarvi troppo, proprio perché anch'io ho pochi dettagli su questa su questo suo taglio, che è uno dei suoi campi di interesse, proprio lo studio delle statuette funerarie, che come vedete possono essere un po' transgender. Sul significato e sulla lettura di questo fenomeno naturalmente lascio la parola a colui che meglio può spiegarci cosa si intende con questa definizione. Vi ringrazio moltissimo di essere qua in sala, di essere collegati con noi da remoto e vi lascio alla serata con Federico Pulla. Più tardi ci aggiorniamo per le domande. Grazie. Grazie Alessia. Grazie a tutti voi di essere qui e a voi altri di essere collegati. E cominciamo subito a introdurre la cornice generale dell'argomento. Come ha detto Alessia, si parla di statuette funerarie, un elemento per una buona parte della storia egiziana, della storia faraonica, un due terzi della storia faraonica, un elemento essenziale dei corredi delle classi elevate. E la parola non l'ho usata perché già stavo usando una parola straniera nel titolo, di farla con due parole straniere non mi andava, allora ve la do adesso. La parola straniera ovviamente è egiziana, ushabti, molti dicono ushabti, va bene lo stesso, e sono questi, molti di voi li conosceranno, sono questi, mia moglie quando facevo il dottorato li chiamava i pupazzetti, comunque sono queste statuette di piccole dimensioni, in genere mummiformi, che si troviamo in grande numero nelle collezioni, la loro caratteristica distintiva è di essere tanti di solito, credo 1700 qui al museo egizio. E non è tutta la storia egiziana che ha conosciuto gli ushabti, appaiono intorno, diciamo, al Medio Regno, fine secondo periodo intermedio, diciamo, per fare cifra tonda, intorno al 2000 avanti Cristo, comincia a nascere questo. Noi abbiamo la percezione, noi, per poi dire comincia è sempre difficile, poi dopo scopri che in realtà viene fuori un corredo di due secoli più antico e devi riscrivere tutti i manuali di egittologia, no? Però sembrano apparire nel 2000 avanti Cristo e si riconoscono in quanto, cioè, le figure mummiformi non sono soltanto gli ushabti, figure mummiformi, sono... ci sono anche altri tipi. Gli ushabti, che sono i più comuni, si riconoscono perché sono associati a un testo. Qui lo vediamo, il testo inciso su questo bel ushabti di un faraone chiamato Ahmose, e il testo sostanzialmente, voi vedete che è un re perché vedete il geroglifico che molti di voi conoscono, se non lo conoscete ve lo insegno adesso, se vedete un'ellissi intorno ai geroglifici è il nome di un sovrano, è un geroglifico indimenticabile, si chiama il Cartiglio, ecco, questo è un sovrano che ha anche lui il problema di farsi sostituire nel lavoro all'altro mondo, ecco, l'iscrizione dice se sarà chiamato il re Ahmose per coltivare i campi, irrigare le rive, portare la sabbia da oriente a occidente, lo faccio io, eccomi,
dirai. L'Ushabti ha l'istruzione di dire io farò, svolgerò questo compito. È un compito gravoso, è un compito, è un male da cui proteggersi, o è c'è qualcosa di più complesso dietro. Questo qui non ci interessa, per una questione interessante. Sembra, è uno dei pochissimi, delle pochissime allusioni nelle fonti egiziane che abbiamo alla corvée, questa parola medievale che poi usiamo per parlare di una prestazione di lavoro esatta a una popolazione rurale. Ecco, e anche questo è un altro aspetto interessante. Gli Ushabti sono un sottocampo di un sottocampo dell'egittologia, se vogliamo, se ne occupano pochi, ma in realtà poi intersecano una serie di questioni fondamentali che riguardano la nostra comprensione della società e della mentalità dell'antico Egitto. Spero lo vedremo anche in questa conferenza. E vengo adesso ho spiegato cos'è un Ushabti e veniamo adesso al punto. Il punto è che fin dal Medio Regno, quando appaiono, gli Ushabti sono maschi o femmina. Ed ecco qua, ne vediamo uno maschio e uno femmina. Non so se riuscite a vedere quale è maschio e quale è femmina. Voi ci riuscite? Bene, io avrei qualche difficoltà in realtà. Va bene, qual è la femmina? A destra o a sinistra? A sinistra, giustissimo. Ecco, quindi forse questi sono i tratti del viso, giusto? Perché se guardate il resto, i lineamenti possono mostrare un minimo di differenziazione di genere, ma per il resto sono perfettamente identici. Un corpo mummiforme perde la propria caratteristica maschile o femminile, sono delle mummiette, rappresentano il defunto mummificato, e hanno in mano entrambi degli attrezzi per lavorare, per coltivare i campi, per raccogliere questa sabbia che deve andare da Oriente a Occidente, a volte viceversa, c'è scritto in geroglifico anche, e un collare che è più grande per l'uno, più grande e più piccolo per l'altro, ma non è un elemento distintivo di genere. Questi sono due Ushabti iconograficamente, il cui genere è iconograficamente indistinguibile. Voi siete stati bravi a vedere una leggera differenza nel trattamento dei lineamenti. A volte i lineamenti negli Ushabti fatti meglio indicano, ci dicono qualcosa sul genere. Ecco altri due, questi sono qui nel nostro museo, marito e moglie. Riproviamo, qual è la donna? A destra. La differenza del vestito qui non c'è in realtà. Hanno un lungo collare usek che li copre fino alle mani, hanno le due zappe. Sono molto molto simili, e il fatto che siano marito e moglie, allora chiamarsi Amenem Hebe Mutemuya a Tebe in quel periodo era come chiamarsi Massimo o Marco e Francesca, non era, però sono talmente simili, e sappiamo che un certo Amenem Hebe, il numero 6, no? Li numeriamo nel villaggio di Deir el Medina, numero 6 aveva una moglie che si chiamava Mutemuya. Io ho dedotto, ho argomentato che sia, per motivi statistici, probabile che siano, e visto che sono tipologicamente praticamente identici, a parte la parrucca rigata di lei, che siano marito e moglie. Però anche qui la differenziazione riguarda, è soltanto percepibile eventualmente dai lineamenti. Esiste però un elemento distintivo a volte della mummia, un elemento che è un elemento distintivo di genere. Questo è un Ushabti doppio. Esistevano anche gli Ushabti coniugali, questo è invece un Ushabti di un altissimo funzionario,
con, stavolta invece con sua madre. E là, qui abbiamo lui a sinistra e lei a destra, ma stavolta c'è un elemento distintivo di genere, che è la barba osiriaca, quella che dicono la barba posticcia, dovrebbe essere teoricamente una barba che era legata al mento, anche se c'è un autorevolissimo collega che sostiene che è una barba vera, però non ha mai scritto niente in proposito. Qui i lineamenti a me sembrano perfettamente identici, ti dicono molto, molto chiaramente questa è l'epoca, queste che sono del tardo del XV secolo avanti Cristo, perché questo, però a parte dire veramente il genere, io togli la barba, io non vedo la differenza, ma questo è tipico del ritratto non ritratto nell'arte egiziana. Quindi a questo, fino a un certo punto della storia egiziana, fino al XIV secolo, fino al 1400 e oltre, l'unica distinzione a livello di iconografia, cioè capelli lunghi o corti, barba sì, barba no, collana sì, collana, qualsiasi elemento che possiamo dire iconografico, a livello di iconografia c'è l'unica distinzione, era la barba, presenza assenza, possibile presenza assenza della barba, l'uomo poteva anche avere un ushabti senza barba, in tal caso erano neutrali, l'iconografia neutrale quanto al genere. E poi nel corso del XIV secolo avanti Cristo l'iconografia in generale, la cultura visiva egiziana, la produzione artistica egiziana conosce una fioritura creativa senza precedenti nel corso di quello che chiamiamo il nuovo regno, e anche gli ushabti cominciano a cambiare. E quello che si vede è che una statuetta funeraria non deve solo rappresentare una mummia, ma anche l'aspetto del defunto che esce dalla tomba, un aspetto del defunto che va incontro al sole. Cominciano a comparire su queste mummie dei tratti, delle caratteristiche che non sono delle mummie, ma sono delle persone quando sono vive. Loro cominciano dalle parrucche. Ecco, questi sono due ushabti maschili, dove portano quello che noi chiamiamo un po' impropriamente la doppia parrucca, che è tipica della parte inoltrata di una dinastia che chiamiamo la XVIII, siamo intorno, comunque le date le leggete sulle diapositive, siamo nel XIV secolo avanti Cristo, e questi sono uomini, e il genere degli ushabti è distinto, perché le donne portano il corrispettivo, se vogliamo, anche questa è un'innovazione dello stesso periodo, che sono queste bellissime, queste grandi parrucche avvolgenti che coprono anche le spalle, ecco, le vediamo in queste tre statuette di epoca leggermente diverse. La più antica è quella a sinistra, quella di Iside, cantatrice dell'Aten, a volte, raramente, io non ho trovato, ho trovato solo questo, credo, rarissimamente. C'è anche un'altra caratteristica distintiva, qui abbiamo la parrucca avvolgente, ma anche su questo ushabti di Firenze, ma anche il seno, appena accennato, ma mi sembra abbastanza inconfondibile. E poi un caso assolutamente straordinario, per quel che ne so io, poi chiunque, se conoscete altri esempi, sono interessato, faccio collezione. Eccola, questo ushabti che sta a New York, al Metropolitan, e che porta dei sistri, che eccolo, li vedete qui, sono riesi a rilievo molto molto basso sulla superficie, bisogna guardare attentamente per distinguerli. Ecco, questi sonagli a barre che si usavano non solo le donne ma anche gli uomini, ma tipicamente nel Nuovo Regno si vedono in mano alle donne quando adorano in particolare la dea Hathor. E quindi
ha una connotazione molto forte e unica del suo genere, diciamo, e forse accompagnava gli altri mentre andavano a portare la sabbia da Oriente e Occidente, insomma un po', è anche, noi cerchiamo di razionalizzare poi il tutto con la funzione, ponendoci problemi che probabilmente gli egiziani non si ponevano. E poi, dopo questi sciatti mumiformi con la parrucca soltanto dei viventi, compare una nuova iconografia che lui sciatti in abbigliamento da vivo, cioè che non è per niente una mummia, ha sempre le sue zappette per lavorare la terra, però è questo qua che vedete, è il più antico che conosco, cioè nel senso che è uno che possiamo datare al regno specifico di un sovrano, siamo verso la fine della XVIII dinastia. E ecco altri esempi, sono spesso delle opere anche molto belle, questi qua in steatite che vedete qui. E che succede con gli sciabti femminili? Compaiono anche gli sciabti femminili vestite da donna, con l'abito femminile, questo è un abito maschile, è un vestito che si avvolge intorno, mi sembra di capire, di un unico pezzo che poi viene a formare il grembiule. Ecco, esiste il corrispettivo femminile? Veramente non sembra di no. Questo è l'unico caso che conosco, che ha le maniche larghe di un vestito che non sono della mummia, sono di un vestito normale, ha la parrucca avvolgente, però poi la parte inferiore è mumiforme, è un po' particolare. Questa evoluzione la vediamo, cosa interessante, nei sarcofagi. L'evoluzione degli uscepti dei sarcofagi procede di pari passo entro certi limiti. Questo è sempre a New York, questo falso coperchio della moglie di Saint Nejem, che è un importante artigiano del villaggio degli operai di El Medina, vissuto all'epoca di Ramses II, tomba tebana numero uno. Ecco, adesso torniamo agli usciabti degli uomini. Quindi le donne non hanno gli usciabti in abbigliamento da vivente, gli uomini li hanno con le zappette, li hanno anche in questa forma particolare che noi chiamiamo l'usciabti che prega. Qualcuno pensa che queste mani sul ginocchio possano essere un modo di rendere quelle mani levate in preghiera, le vediamo nel geroglifico proprio della preghiera, nelle iscrizioni, per artisti che odiavano la sola idea di staccare le braccia dal corpo. Gli artisti volevano che tutto il corpo della scultura fosse monolitica, facevano eccezione col legno e col bronzo, ma quando erano altri materiali sono compatti. E allora questi li chiamiamo gli usciabti, sono noti come usciabti oron, cioè che pregano. E ecco qui, rullo di tamburi, questo è il nostro usciabti transgender. Si chiama lei Hel, un nome molto comune in quest'epoca. È una statuetta in abito maschile, ma il nome, l'inizio della formula dell'usciabti sulla colonna, sulla statuetta, è di una donna. Inconfondibilmente di una donna, che ha anche altri scepti nella nostra collezione. Interessante perché questo è lo scepti. Allora, a sinistra, col numero 2705, in bianco e nero, vedete un altro scepti di lei che abbiamo nella nostra collezione. E questo è uno invece mummiforme. È comune che gli usciabti in abbigliamento da vivente siano per la stessa persona, si alternino con altri invece che sono del tipo più normale, quello mummiforme. Ecco, guardate l'altro usciabti invece a destra. Lui appartiene a, non ho messo la didascalia, comunque appartiene a un personaggio
molto importante nel Museo Egizio, che è uno scriba che ha scritto, ma per dirne uno, il papiro dello sciopero. Ecco, lo scriba Amenacht, che è una figura molto nota e che ha esercitato il suo mestiere di scriba della necropoli in un periodo abbastanza preciso della storia. Noi sappiamo, dovrebbe essere stato in carica all'incirca fra il 1174 e il 1140 avanti Cristo. E questo ci permette di datare anche la nostra statuetta mumiforme e anche la statuetta transgender dello stesso personaggio. Quindi a un certo punto della storia egiziana, punto interrogativo, nella ventesima dinastia, dopo il 1002, diciamo, punto interrogativo, le donne cominciano a dotarsi di statuette maschili. La nostra Hel non è l'unico esempio, ce ne sono un po', io ne ho trovato una ventina in giro, ma sono sicuro che ce ne sono altre. Questi sono solo degli esempi. Al Louvre, l'esempio invece a destra da scavo, e poi ci sono anche quelle non con le braccia sul grembo, c'è anche il tipo che ha invece le zappe, uguale a quello per gli uomini, ma l'abito è sempre maschile. Questi sono due esempi di statuette funerarie in abito da vivente, dove sappiamo che sono per donne, ma sono in abiti maschili. Allora, la domanda è, questo è quello che io chiamo un shabti transgender. Transgender, avete notato nel titolo, è fra virgolette, cioè è un uso diverso di un termine ben noto che riguarda un qualcosa di diverso, un'identità sessuale. Qui è un'identità di genere e anche non in rapporto a se stessi, ma in rapporto a un'immagine di se stessi. Perché una donna a un certo punto sceglie di farsi rappresentare da una statuetta di un uomo? Allora, una spiegazione possibile, e che è anche stata appena accennata dagli studiosi, non è stata affermata con decisione, ma una spiegazione possibile risiede nell'evoluzione della concezione dell'Ushabti nel corso del Nuovo Regno e successivamente alla fine del nuovo regno. Quello che succede, facciamo che finisce il nuovo regno, finisce nel 1076 avanti Cristo, inizia un periodo che noi li chiamiamo intermedi perché sono politicamente, c'è una divisione, per una divisione politica dell'Egitto. Diciamo intorno, facciamo cifra tonda, sempre intorno al 1100, che succede? Gli Ushabti, uno, diventano tanti, ma tantissimi, per una sola persona. 365 idealmente, poi andiamo a contare, spesso, difficilmente ci troviamo, però 365, uno per ogni giorno dell'anno, più 36 sorveglianti incaricati di far lavorare in sostanza gli altri, e questo, quando siamo fortunati a trovarne tanti di uno stesso personaggio, questa è l'immagine che abbiamo, questo stuolo di statuette pronte a lavorare ogni giorno. Contestualmente a questa moltiplicazione avviene, secondo molti egittologi, una depersonalizzazione. Cioè, cosa leggete ripetuto puntualmente nei testi? Mi dica. No, è una buona domanda. No, avevano delle scatole e noi li allarghiamo un po' perché siamo persone di museo, non lasciamo che si strofinino l'uno con l'altro, vogliamo che i visitatori riescano a distinguere tutti quanti, e quindi facciamo un... Però avevano delle cassette porto Shabti, la domanda era se erano risposti così. No, non è una ricostruzione
di una disposizione nelle tombe, fa pensare un po' all'esercito, quello dei guerrieri sepolti con gli imperatori cinesi. E, ecco, no, questa è una, è la fantasia di un del tutto legittima di un curatore. Dunque, la moltiplicazione porta, secondo alcuni studiosi, ma quasi tutti, alla depersonalizzazione, che significa che Lushabti non è più una immagine del defunto, ma uno schiavo, è uno schiavo, quindi viene declassato, degradato a mera forza lavoro al servizio del defunto. E questo spiegherebbe molto bene, no? Lushabti transgender non sarebbe neanche più, non sarebbe più transgender, è semplicemente un Lushabti maschio al servizio di una donna defunta. E uno dei documenti cardine, ce ne sono diversi, ma ve ne faccio vedere solo uno. Uno dei documenti cardine per questa affermazione è questa quietanza di acquisto per un set di Lushabti, uso una parola inglese, qua è un set, una squadra di Lushabti, e c'è scritto in questo papiro specificamente 365 Lushabti più i loro 36 raissi, i loro 36 grandi dei 10, è un'organizzazione che esiste del lavoro egiziano, un capo sorveglia 10 uomini, uno si domanda quali erano i 5 Lushabti che riuscivano a non fare niente, insomma, se uno si fa un attimo i conti, però comunque è molto tipica questo tipo di organizzazione. Esplicitamente in questo papiro schiavi. Oppure voi parlate poi con l'egittologo che vi dice che la schiavitù non esiste in Egitto e allora dobbiamo tradurlo con servi. Comunque sono chiamati hemu. Questa spiegazione, la mia domanda è: questa spiegazione sta in piedi? Per decidere se questa spiegazione, cioè la depersonalizzazione ergo transgender, sta in piedi, dobbiamo guardare un altro tipo di Lushabti. Gli Lushabti invece che erano fatti per il faraone, solo dal nuovo regno in poi, prima no, soltanto i funzionari, i privati avevano gli Lushabti. Invece a partire da Ahmose, nella XVIII dinastia, anche il faraone ha gli Lushabti. Quello lì bellissimo del British Museum, ve l'ho fatto vedere prima, e poi gli altri due sono nostri, sono del faraone Seti I. Guardate come sono diversi, vedete, notate che hanno quella copricapo di stoffa che si chiama il Nemes e che, nonostante vari peplum, in Egitto portava solo il faraone. Non tutti quanti, tutti gli egiziani. Ecco, quello che distingue i faraoni. I faraoni possono avere sia, se guardate Seti I sulla destra, possono avere sia gli Lushabti col Nemes, sia quelli mumiformi uguali a quelli delle persone normali. Allora, la cosa è però che va un po' a cozzare con la teoria della depersonalizzazione, è che il faraone continua a avere il Nemes e anche l'ureo, quel serpente che rappresenta il potere del sovrano, quel cobra che sta sulla fronte, continua a averlo sui suoi Lushabti fino a ben oltre l'epoca di quel papiro che vi ho fatto vedere. Fino almeno al faraone Apries, che muore nel 570 avanti Cristo. Questa è una contraddizione: o sono depersonalizzati o non lo sono. Com'è che allora o è Lushabti un'immagine
del defunto o non lo è? Ma com'è che lo Shapti del faraone ha il nemese l'ureo? Dopo il 570 non conosciamo più Ushabti di Faraone con il Nemes, diventano uguali a quelli di tutti gli altri. Questo è un bellissimo esemplare che abbiamo, proprio dell'ultimo faraone indigeno, Nectanebo II, che abbiamo qui in museo, identico all'Ushabti di un normale, mi viene di dire cittadino, non è la risposta giusta, di un normale personaggio di rango non regale. All'epoca del papiro, in cui sono chiamati schiavi, gli Ushabti somigliano molto a proprio alla descrizione che ne fa il papiro. Cioè ci sono quelli là che sono mummiformi, che sono i normali Ushabti, e poi ci sono i sorveglianti, i Rais, i grandi dei dieci, che si distinguono perché adottano quel abito da vivente, quell'abito col grembiule davanti che abbiamo visto prima, lo adottano, diventa il segno del Rais, che però inoltre ha in mano la frusta. Il capo di dieci Ushabti ha in mano la frusta. E adesso mi giro un attimo, ve la faccio vedere, perché questa foto, in questa foto del Louvre, non è chiarissima. Questi tre qua hanno il grembiule, sono vestiti da maschio e hanno la frusta in mano. Però questi sono gli Ushabti di Henutawi prima, personaggio di rango regale, c'è una situazione politica complicata, in realtà è moglie del primo profeta di Amon, però non entriamo in questa, non è importante, l'importante è che è una persona che si presenta come regina, e della regina ha sulla fronte l'ureo. Lo vediamo in un esemplare, ce l'hanno tutti, ma lo vediamo meglio nell'esemplare mummiforme. Uso di nuovo il puntatore, dall'altro lato, ecco, sì, è un pochino di blu nel nero della parrucca, però fidatevi, è un ureo, è il cobra. Questo è un altro esempio, questa invece è la figlia, Matkara, si vede un po' meglio l'ureo qui, e vedete anche il cartiglio che vi indica che è un nome regale il suo, e ecco anche, di nuovo siamo tornati alla mamma Henutawi, e lei che è chiamata figlia del re qui. Qui si vede molto chiaramente l'ureo, ma si vede anche un'altra cosa accanto all'ureo, che è il grembiule. Cioè è vestita da uomo, ha una frusta in mano, ha l'ureo sulla fronte. Ecco qua, e questo è quello che io chiamo il problema epistemologico, dove il problema non è degli egiziani, il problema è per noi di uscire dalle nostre aspettative per calarci in una rappresentazione che per un egiziano è normale, per noi è un po' sconvolgente. Cioè questa è una figura transgender, decisamente, perché è lei perché ha l'ureo, però non è lei perché è maschio. Allora questo ci pone davanti al problema di spiegare, cioè che sta succedendo. Un'immagine così nella nostra arte tradizionale o anche nella Grecia classica non sarebbe stata possibile. E questo è un papiro di Matkara, dove vediamo chiaramente che lei è identificata con lei seduta, papiro funerario, lì dietro c'è il suo Ushabti con la formula dell'Ushabti sopra, e ha la stessa spoglia di avvoltoio, lo stesso ureo che porta la principessa Matkara. E questo
E questo è un chiaro segno di identificazione, cioè ci mette in crisi, che cosa? La teoria della depersonalizzazione. Vale solo per i personaggi di rango regale, ciò? No, in realtà no. Qui abbiamo la cassetta porta usciati, lei prima mi chiedeva, signora, dove li mette, come erano disposti. Ecco, in cassette del genere, che sono abbastanza capienti, in genere due per la squadra intera di 400 praticamente Ushabti. Ecco, allora abbiamo a sinistra l'Ushabti, riconoscibile come tale per le zappette e per il panierino in cui si metteva il sacco per le granaglie, e a destra c'è lei che si rivolge a lui recitando la formula dell'Ushabti, dice: devi andare a lavorare per me. Però questo Ushabti che deve andare a lavorare per lei è lei, ha lo stesso cono di unguento sulla testa. Tutto ciò va, diciamo, ci mette davanti a questo problema. La distinzione di genere, lo dico giusto come nota a piedi pagina, diciamo, finisce diciamo intorno al 600 avanti Cristo, con l'epoca tarda, quando questo è lo Ushabti di una donna, come vediamo dal nome, ma ha la barba, che era un segno di distinzione di genere, ormai non lo è più, ormai gli Ushabti sono uguali per tutti, tranne i sovrani fino a un certo punto. Ecco, allora, a questo punto io vi dico la mia. Allora, io a questa depersonalizzazione non ci ho mai creduto. Cioè, è una iperrazionalizzazione basata su un ragionamento logico. Diventano schiavi. Come fanno a essere anche un'immagine del defunto? Allora, non sono più immagine del defunto. Ma il problema, il punto è che... gli Ushabti sono chiamati schiavi da molto, molto, molto prima di quel papiro. Da quando avevano le parrucche femminili, le parrucche maschili, erano distinti uomini, donne, faraoni, fin da prima del 1300 avanti Cristo, come dimostra questa statuetta che è al museo di Leida, è una foto presa da un libro, dove nella formula dell'Ushabti è inserito un elemento interessante. Dice Ushabti, c'è scritto Hem en Neb F, servo del suo padrone, o schiavo, come preferite, è uno Hem, esattamente come gli Ushabti sul papiro, è lì in basso, ci sono questi, il tutto va affrontato attraverso un paradigma diverso. Dobbiamo cominciare a pensare anche, forse soprattutto, come ripresentazione. In inglese funziona meglio sto giochetto, in italiano funziona più o meno. Presentation. È il caso classico di una identificazione transgender è quella della più famosa regina la seconda più famosa regina della storia dell'Egitto, che è Hatshepsut, che siamo nel XV secolo avanti Cristo e diventa faraone, ed è un faraone piuttosto che una faraona, almeno se guardiamo questa stele. Lei, allora, a sinistra c'è il dio Amon, riconoscibile dalle due alti piume. A destra c'è lei, ma è un maschio, è un faraone. A destra c'è il faraone, che è lei, col suo nome scritto sopra. A destra di lei c'è il suo coreggente e poi successore Tutmosi III. E poi c'è un'altra divinità dell'Occidente. Lei è raffigurata come maschio, come spesso nella sua iconografia. Poi c'è una fluttuazione molto interessante in cui non possiamo addentrarci, ma ci sono le immagini di lei come donna, immagini, come si dice,
mi sta venendo androgine, ci sono immagini androgine di Hatshepsut, qui è decisamente maschile e nell'iscrizione lei è chiamata con i pronomi al femminile, cioè il pronome femminile esse, dice non c'è bisogno, non c'è, nell'iscrizione non c'è, invece rimane, è indicato chiaramente che è femmina. E un altro esempio è questa serie di Cleopatra, anche qui lei come maschio, e però nell'iscrizione chiamata Basilisse, in greco chiamata non Basileus ma Basilisse, regina. No, allora qui stiamo parlando non dell'aldilà, ma dell'immagine pubblica del faraone. Qui è il faraone può scegliere, il faraone femmina può scegliere di rimanere maschio nelle immagini, perché la statua, ma anche l'immagine, non siamo nella caverna di Platone, la statua non è l'ombra di una realtà. Non, la statua non è un qualcosa che sta per qualcosa di assente. Qui non c'è né Platone né Cartesio. Cioè, l'immagine ha una sua dignità, una sua vita propria. E anche se la rappresentazione esiste, come erano anche bravi a rappresentare gli egiziani, è solo una parte del gioco. Un'altra parte del gioco è che devo creare un Ushabti, e questo Ushabti deve fare il suo dovere, e se ci vuole il capomastro per il tenere a posto quei 10 operai, bene, ci sarà e sarò io, ma sarà anche un uomo, e la cosa a me non disturba per niente, a noi tanto, però dobbiamo uscire da noi stessi per in qualche maniera avvicinarci a una sensibilità diversa. Cioè, le immagini hanno una vita propria. Ad esempio, perfetto è questa stele che mostra sulla sinistra, vedete, una statua di Ramses II che ha un suo proprio nome, si chiama Ramses Usermatrahe Kahekao, cioè Ramses signore dei signori, ecco. E chi è che adora la statua di Ramses e gli porta le offerte? Ramses II stesso, cioè lui adora la sua stessa statua, che ha un nome leggermente diverso dal suo, e le porta le offerte. Questo secondo me ci aiuta un po' a calarci nei panni di una realtà in cui le immagini erano molto più potenti e avevano una loro autonomia rispetto al soggetto, e questo ci aiuta anche a capire il mistero degli Ushabti transgender molto meglio della teoria della depersonalizzazione, che è una specie di mantra che sentite ripetere in egittologia da chiunque si occupa di Ushabti, e che io credo che veramente non regga a tutte queste evidenze contrastanti. E io, è un po' lunga la citazione, però mi piace molto, questa è di Dimitri Labourie e riguarda tutt'altro, riguarda la corrispondenza fra il ritratto, fra la statua e il ritratto e il viso di una persona. E lui dice, sono due assi, uno è lui parla di una combinazione vettoriale. Una è l'effettiva capacità dell'artista di guardare il viso e realizzarne una riproduzione, ma l'altro è l'idea che lui debba costruire un'immagine ideale. Quindi è un approccio molto molto diverso da quello dell'artista da Fidia in poi. E
ecco, la stessa cosa, questa cosa può essere trasposta al discorso dell'iconografia. L'artista vi rappresenterà come donna, se siete donna, come uomo, se siete uomo, ma si concederà una serie di deviazioni dovute alla funzione dell'immagine. Per esempio, capita spesso che un vecchio sia rappresentato come giovane, oppure come, sia come vecchio sia come giovane nella stessa tomba. Ci sono questioni di cosa vuole comunicare l'immagine, qual è la sua funzione, che l'immagine ha una funzione, come diceva Alessia all'inizio, ha una sua magia, una sua potenza. E io faccio anche vedere un'immagine molto realistica. Questa è una stele di Copenaghen molto nota. Roma ha è paraplegico. Vedete il suo piede, la sua gamba come è deforme. Allora ha detto, l'artista è molto realista. L'artista ha scolpito quello che vedeva. L'artista ha scolpito una componente essenziale della personalità sociale di questo piccolo funzionario, perché il suo avere quella caratteristica fisica era una cosa che lo distingueva nella comunità. Quindi questo lo vediamo anche con la statua del nano Seneb, la famosa statua del Cairo. Non è un realismo fine a se stesso, è un realismo legato comunque a un'immagine ideale che si vuole comunicare. Però a questo punto io mi trovo davanti al dilemma: ok, ma queste statuette sono prima che si dividessero i compiti gli usciabti fra caposquadra e lavoratori mummiformi, perché compaiono così presto? Siamo intorno al poco dopo il 1200 avanti Cristo, queste statuette transgender. La mia risposta è: non lo so, non l'ho capito, ci sto ragionando, ma è una cosa che mi elude. Ho un'ipotesi, ma non è che sia affatto necessariamente convinto di, è che sia un'anticipazione della dicotomia fra il caposquadra che frusta i 10 usciabti mummiformi sia un'anticipazione che una figura diversa che ha in qualche maniera questa autorità. Però mentre lo dico sono sempre meno convinto, cioè qualche spiegazione c'è, ma non la vedo. E bene, io vi finisco con una rapida carrellata sul fenomeno contrario, ma rapidissima. Ci sono gli usciabti donna per gli uomini? Allora, in questo papiro c'è scritto non soltanto schiavi, ma anche schiave. Vedete che c'è un omino dopo la parola schiavo, ma se guardate più a sinistra c'è una donnina dopo la parola schiave. Ecco altri due geroglifici facili da imparare. E i tre trattini vuol dire il plurale. Stiamo là. Allora, questi sono interpretati come femmine nei cataloghi. In questo catalogo Tanis, Lode e Pharaon sono interpretati come femmine perché hanno il seno. Il seno. Io non sono convinto. Per me è la parte terminale della parrucca, che è di un colore diverso, come lo vediamo negli usciabti che abbiamo visto prima, come lo vediamo in questi due usciabti. Vedete, solo reso molto, in maniera molto essenziale in questa semplice faience dipinta, è resa anche con, a volte con l'applicazione di un pezzo diverso di impasto, può sembrare il seno. L'ho esposta a dei colleghi che si occupano di usciabti, loro non sono d'accordo, dicono no, sono seni. Qui anche Matkara sempre sembrano un po' più convincenti come seni, un po' difficile. Qua sembra addirittura di vedere i capezzoli, questa usciabti che sta a Milano, di una donna. A destra c'è un altro
quello di Anhefen Honsu, che, dove secondo me io escludo che siano sei nel modo più assoluto, però vedete bene che come gli shabdi ci sfidano, non siamo nemmeno in grado di dire se uno shabdi ha i segni oppure no. No, questa è non è lo shabdi, la cultura egiziana che ci pone questi problemi epistemologici anche a livello di decodificare una semplice immagine. E concludo con questo shabdi che è sia di un uomo sia di una donna, cioè al Metropolitan è di, cioè il nome sia dell'Osiride Habekenet sia di sua madre in Eferti. Ecco, quindi l'ennesima sfida che ci pone l'Ushanti quando cerchiamo di capire cosa è, cosa che era ovvia per un egiziano, e per noi, a noi continua a essere una sfida, io l'ho chiamata epistemologica, una sfida di conoscenza, di paradigma conoscitivo. E concludo con lei, vi ringrazio molto della vostra attenzione. Bene, torniamo a un momento così di confronto, perché appunto ci offre tanti spunti proprio legati al fatto che l'arte non è arte per l'arte, come la intendiamo noi in modo classico, è un'arte che non è decorativa o non solo decorativa, ma è simbolica, è significativa, è performativa. È quasi un po' il golem, no? Quindi vedendo i pupazzetti che faceva vedere Federico, certo, l'iscrizione del nome e la formula magica, la preghiera che portano addosso fa un po', dà un po' l'idea di qualcosa tra il voodoo e il golem, che ha a che vedere con un mondo in cui la magia permeava molto di più la realtà rispetto a quanto non immaginiamo noi. Io mi chiedevo se la serialità nella produzione degli ushabti, a un certo punto fatti a stampo, a matrice, non possa in qualche modo aver, come dire, standardizzato in qualche modo l'immagine, ma questa è una domanda che veniva in mente a me così in modo molto pratico. C'è una rispondenza in questo? Beh sì, sicuramente è un fenomeno indiscutibile. Cioè, a un certo punto, dovendo produrne ogni volta delle centinaia, hanno cominciato a abbandonare la pietra e il legno e invece utilizzare dei composti, cioè sostanzialmente la faience, che è una porcellana, come molti di voi sanno, una porcellana egiziana, e la terracotta, e poi degli stampi, ne abbiamo anche in museo qui, degli stampi di pietra per creare tutta una serie di figurine, tutte uguali, e poi quelle che abbiamo visto erano poi dipinte, spesso anche frettolosamente, e poi erano cotte nella fornace, e sicuramente questo determina una standardizzazione che troviamo anche verso la fine, negli ultimi secoli della storia faraonica. Ne abbiamo visto qualche esempio, sono questi qua con la barba, col pilastro dorsale, questo, e spesso c'è una la qualità che scade, lo scadimento della qualità corrispondente, ma non è detto, quello del faraone Nectanebo II che abbiamo visto prima è secondo me un capolavoro, cioè di piccola scultura, quindi sicuramente è un fenomeno, l'omogenizzazione è un fenomeno che nasce dal momento in cui si moltiplicano, come proprio corollario naturale. Una delle domande che avevamo
Ops, pardon. Una delle domande che erano arrivate, adesso non so se le ho lette tutte, sui commenti online, era se ce ne sono in materiale dorato di Ushabti che abbiano le caratteristiche che abbiamo visto questa sera. Non ce ne sono d'oro? Allora, dorature in Ushabti di Tutankhamon, alcuni, e sono rari. Sono rari, cioè, c'è l'imitazione del colore dorato con la pittura, questo sicuramente spesso. In questo momento non mi vengono in mente, se c'è è estremamente raro. Il nostro pubblico che è qua presente ha altre domande che vuole porre al nostro relatore? Grazie, sta arrivando il microfono. Ma volevo chiedere perché si nota nelle varie immagini che abbiamo visto sulle statuette è presente a volte un sorriso che pare accennato, se fosse dovuto a qualcosa in particolare, a un periodo storico piuttosto che a un altro, o semplicemente l'ho intravisto in modo autonomo e non ci fosse davvero. Il sorriso, giusto? Il sorriso è sempre... questo lei ha... appena toccato un altro, quello che secondo me è un altro problema epistemologico, cioè, lo è, cioè, questo sorriso è un sorriso, o siamo noi che siamo incapaci di vedere fino in fondo l'arte egiziana, come anche è vero per la statuaria greca arcaica, quel sorriso che vedete sui curoi, ormai sono tutti d'accordo che non è un sorriso, ma è il modo di rappresentare la bocca di un artista che pensa in due dimensioni. E ci sono le prove, basta vedere gente che Anteo, che viene ucciso da Ercole sulle metope del tempio del Thesaurus di Era a Pestum, ecco, e Anteo sorride, cioè il sorriso arcaico mentre gli stanno infilando una lancia nella schiena. Ecco, questa secondo me è una buona prova che non è un sorriso. Per l'Egitto è un po' più difficile il discorso, io non lo so. Ovviamente non lo so, non so in che misura è un sorriso, nel senso di è inteso raffigurare una beatitudine, una disposizione a ubbidire agli ordini o quello che sia, se è un elemento iconografico oppure è un qualcosa di diverso. Sicuramente a volte hanno uno sguardo severo e a volte hanno invece come il Nectanebo II, il faraone, diciamo, invece quel sorriso che è tipico di quell'epoca, è anche un tratto, sì, è sicuramente un tratto storico. Lei ha visto l'Ushabti di Nectanebo II che sorrideva, ed è quell'arte lì del IV secolo avanti Cristo, poi fino agli inizi dell'epoca tolemaica, hanno sempre questo sorriso, questi zigomi un po' accennati, questo sguardo particolarmente sorridente, fino all'epoca dei Tolomei. Quindi sicuramente anche un dato stilistico, quello della la bocca sorridente o meno. Grazie mille. Abbiamo una mano sollevata qua. Sta arrivando. No, meglio il microfono, perché così sentono pure dietro. E anche le persone collegate da remoto sentono la domanda. Ecco qua. Beh, per intanto complimenti Federico, hai fatto una bellissima conferenza e ci hai aperto un mondo un po' nuovo. Io però ho una piccola domanda. Soprattutto sapendo che in Egitto c'era una mortalità infantile molto elevata, ma nel caso in cui il figlio del faraone o di un dignitario, di un funzionario, morto da bambino, 9-10 anni, c'era un qualche come dire, aspetto di Ushabti diversi per loro oppure no? Ho capito, la domanda è giusta. Esistono Ushabti per bambino? Sicuramente sarebbe un tratto
della sua della personalità sociale di un individuo che in quanto tale merita di essere rappresentata come il fatto che uno è donna o è uomo. Io non ne conosco e ne ho visti, credo, migliaia di scelte. Quindi non escludo che da qualche parte esista, perché dire mai è sempre rischioso in questo mestiere. Però io direi di no, e direi che non conosco neanche, confesso, usciabili normali per bambini. Però la domanda è molto interessante e ci farò caso. Immagino, nella mia testa c'è l'idea che ok, servono gli usciabili, si prendono dei normali usciabili per il bambino che è morto, senza preoccuparsi di creare un tipo apposta per lui. Questa sarebbe la mia teoria, tutta da verificare, perché no, come ho detto non conosco esempi. Altre curiosità? Ora non ho l'elenco delle domande arrivate online, non so se ce ne siano di particolari che magari dalla regia possano essere ripetute. Ci sono delle mani alzate qua in mezzo. Ringraziamo ovviamente chi sta spostando il microfono da una parte all'altra della sala. Ne approfitto e chiedo ancora un... Funziona? Ok. ma anche per quanto riguarda le dimensioni, perché se non ricordo male all'interno del museo mi era capitato di vedere che appunto variava anche la dimensione, se non ricordo male. Era dovuto a un fattore sociale o qualcos'altro o non era determinante? Le dimensioni degli usciati, ok. È un faraone può avere usciati piccoli. E un privato può avere usciabti grandi. Diciamo che variano. È vero che potrei mettere una scala metrica in queste foto, effettivamente. Allora, la maggior parte di quelli che avete visto sono da piccoli così a grandi così. Questa è la scala. Esistono usciabti rarissimi, enormi, di calcare, diciamo, particolare, penso alla fine della XVIII dinastia, rarissimi, sono un'idea particolare che ha avuto qualcuno. Esistono gli usciabti in pietra dei faraoni dell'epoca etiopica, dei faraoni nubiani, che sono riportano in auge la pietra dopo che la produzione seriale aveva fatto preferire faience e terracotta, invece cominciano a fare degli usciabti che sono sui 30, 35 anche centimetri, così molto, cioè, esiste una variabilità. In genere sono, in linea di massima, sono statuette. Gli usciabti è una piccola, esistono gli usciabti microscopici di 4-5 centimetri. La piccolezza secondo me nasce per quel fenomeno che diceva prima Alessia Fassone, cioè il bisogno di farne tanti, c'era bisogno di economizzare persino per i sovrani, o comunque di fare le cose entro un lasso di tempo ragionevole, quindi diventano più piccolini. Beh, grazie. Poi in museo ce n'è un set in cui addirittura non si vede neanche più l'impronta dell'immagine antropomorfa, quale che sia, mummiforme. Semplicemente l'argilla viene presa tra le dita e schiacciata e mollata lì. Quindi ci sono dei micro usciabti, questi qua molto piccolini, che sono semplicemente schiacciati tra le dita. Schiacciandoli tra le dita vengono delle gobbette sopra l'argilla che simulano in qualche modo la testa, le braccia e i piedi. Stop. Quindi in questo è possibile che ci fosse semplicemente la necessità di creare un set di cosi, perché definirli diversamente è un po' difficile, di micro statuine molto simulate, estremamente stilizzate, però evidentemente svolgevano la loro funzione, per quanto a noi sembrino
brutti, francamente, usando un termine tecnico-scientifico elevatissimo, però veramente a volte è difficile distinguere proprio la forma, perché sono un po' di argilla schiacciata, ma la funzione, proprio perché sono raccolti anche in cassettine, e ce ne sono decine, quindi si arriva al 200 e più, evidentemente la loro funzione era sufficiente, anche se la definizione della forma era del tutto astratta, potremmo dire, utilizzando un termine totalmente contemporaneo. Quindi evidentemente la funzione in quel caso che prevale sulla rappresentazione, sulla forma. Quindi sì, curiosa questa differenza. Abbiamo ancora una domanda qua davanti. Vengono in mente i pastori napoletani, dicevano dal pubblico, che sono effettivamente un buon esempio, perché sono portano comunque il bambino Gesù a nascere, anche se di plastica e presepe, oppure anche se invece sono quelle figure sontuosissime di del Settecento. Dimmi. Prego. Buonasera, sì, io avevo una curiosità da esterno a questo campo di studi, perché io mi occupo più di culture americane. Nell'ambito dell'archeologia preispanica, la presenza di statuette transgender, no, con attributi mutevoli o anche misti, come abbiamo visto, è invece stata usata da molti studiosi per suggerire la presenza di categorie o relazioni sociali di genere diverse, no? Più fluide, che poi lo sguardo coloniale avrebbe invece trasformato. E quindi la mia curiosità era se anche nell'ambito degli studi di egittologia quest'idea era stata presa in considerazione oppure no. Questo, grazie. Sì. Grazie, una buona domanda. In effetti è un po', credo, quello che qualcuno forse si aspettava di trovare venendo alla mia conferenza, cioè proprio che ci fosse questo tipo di aspetto culturale legato all'identità sessuale, transgender, non etero, ma io ho messo appunto transgender fra virgolette per questo, è transgender in un altro senso e non in quel senso lì. Allora io credo che bisogna stare attenti a non proiettare quelle che sono delle esigenze nostre, culturali, anche profonde nel momento, relative a un'attualità vissuta, sentita, e questioni che ci toccano nella nostra vita quotidiana, ecco, cercare di poi di proiettarle sull'antichità e nel caso nostro sull'Egitto, rischia sempre di essere un'operazione che non ha nessun fondamento scientifico. E sui social sta girando adesso, e la ringrazio la domanda perché comunque c'entra poco con quello di cui ho parlato, ma comunque è interessante. Allora, sui social sta girando, mi dicono, non essendo un frequentatore assiduo, ma sta girando l'immagine di una nostra statua, non statuetta, una statua funeraria, ma non usciamti, doppia, che mostra due donne. E sta girando come esempio di celebrazione di un legame lesbico nell'antico Egitto. Ed è molto, molto gettonata questa immagine, viene passata in giro, non so se è Twitter o Facebook o Instagram o tutti quanti probabilmente. Mi hanno pure intervistato su questa immagine una giornalista un apprendista giornalista, una che a scuola di giornalismo ha chiesto lumi su questa statua. Io ho detto, guardi, io vedo una donna a sinistra che ha il titolo di signora, l'altra a destra che non ce l'ha, sono messe fianco a fianco,
è l'equivalente dello shabti di madre e figlia e figlio che avete visto. Sono due persone che condividono uno stesso culto funerario, una stessa ritualità. Ecco, per me quella a sinistra è la madre, che è la padrona di casa, l'altra infatti non lo è la figlia, però non c'è scritto, ma è una mia supposizione. Comunque questo tipo di immagine non ha nessuna connotazione del genere. Esiste la stessa cosa per due fratelli, due personaggi che si abbracciano in una tomba dell'antico regno. Esiste tutta una letteratura sui social su un presunto rapporto omosessuale fra questi due personaggi, e dei nostri amici curatori, che sono fra l'altro gay, hanno smentito decisamente questa cosa per motivi, perché l'immagine egiziana non aveva quel tipo di abbraccio che si vede, non aveva quella funzione. È un abbraccio che ha a che fare con io che rendo omaggio a te nella tua tomba, che ti porto rispetto, dico una preghiera per te e magari ti porto anche delle offerte funerarie. Cioè noi, cavolo, a me piacerebbe trovare delle testimonianze di tutto ciò nella iconografia egiziana, ma purtroppo niente di quello che vediamo ci permette di dirlo. Noi dobbiamo, perché io lo desidero trovare queste evidenze, poi devo convincermi che qualcosa è qualcosa che non è. Questo è quello che mi sentirei di dire. E per, non so, per le cose invece della mesoamericana che lei dice, su quello non mi pronuncio affatto, e può essere invece che siano effettivamente proprio quello che si dice. Io parlo dell'Egitto. Sì, a volte siamo fortunati in Egitto di doverci affidare meno alle ipotesi, ma come avete visto spesso non è, anche per l'Egitto siamo ugualmente in balia dell'ipotesi. Altro? C'è una persona qua davanti. Volevo fare questa domanda. Gli ushabiti erano, diciamo, attivati da una formula, mi sembra, del libro dei morti. Sì. Questa formula era uguale per gli uomini e per le donne? Può aiutare a identificare qualche ushabti? Allora, sì, gli ushabiti erano attivati da questa formula. Era uguale per gli uomini e per le donne. Era l'unico elemento che andava sostituito, era il nome della persona e magari quello che faceva nella vita, il titolo, che poteva essere signora della casa per una donna, poteva essere. Quello che a volte si vede è che il pronome maschile di terza persona, che è la F di Firenze in egiziano, che compare nella formula per un ushabti femminile. Dovrebbe essere la S di Savona, che vuol dire lei, e invece c'è scritto lui, e io credo, penso che in questi casi sia semplicemente che il lapicida o quello che sta incidendo, comunque scrivendo, dipingendo la formula, sta copiando da un modello e non si prende la briga, ne vediamo tante di queste cose nelle iscrizioni, non si prende la briga di cambiare i pronomi come dovrebbe. Non credo che dobbiamo dedurre che ci sia un qualche giochino transgender in atto in questo caso. Bene, vedo che il tema ha suscitato molto interesse e molto dibattito, proprio perché molte cose non possono essere certificate, ma rimangono ancora a livello di studio, a livello di ipotesi, e quindi lasciano aperto il canale, insomma, a nuove ricerche, a nuovi studi che speriamo, insomma, di poter leggere presto anche sulla rivista del museo o sui social, chi lo sa.
Intanto possiamo magari chiudere, ecco, con se non ci sono altre domande, questa serata. Grazie ancora a chi era collegato da remoto, a chi ha voluto partecipare con noi questa sera, e grazie soprattutto a Federico Pull per questa bellissima presentazione. Grazie a te, Alessia. Grazie.